Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal centro sportivo polivalente di San Sperate, teatro della sfida valida per la seconda giornata del campionato di promozione regionale, girone A, San Marco a Semini 80 contro Carboni. Fischio d'inizio è arrivato, allora diamo via anche al nostro cronometro. Da Milia che fa valere il fisico, resiste anche alla carica, poi lancio lungo per Cacciuto, deve impegnarsi per cercare di tenere in campo il pallone, lo fa, prova il numero, attenzione Cacciuto messo giù, calcio di rigore per il Carbonia. San Marco che si affida al giovanissimo portiere Michele Mattana, arriva il fischio dell'arbitro, parte Cacciuto e la parata di Mattana in due tempi, ancora prodigioso intervento del portiere della San Marco, non è finita, cerca la battuta in porta, poi sugli sviluppi Marreddu ci mette una pezza, ancora la San Marco che tira un sospiro di sollievo, colpo di testa mette giù Serra subito in avanti a cercare la profondità, bene per Silvio Fanni, attenzione perché in aria si sposta il pallone sul destro, il tiro e la gran risposta da parte di Daniele Bove, bellissimo il numero di Silvio Fanni, ottima anche la verticalizzazione improvvisa di Serra, non è finita la traversa piena di Fanni dalla lunga distanza. Al limite dell'area Barri Alseni, è arrivato il fischio dell'arbitro, il pallone tagliato sull'esterno della rete, altro brivido per il Carbonia. Riccardo Milia, buona qui l'invenzione per il tiro di Marreddu da posizione molto defilata, calcia alle stelle. Fanni, bello qui il movimento, poi il suggerimento in profondità per Claudio Mura, attenzione a Mura, sposta bene il pallone sul destro, Mura e cross verso il centro, nessuno dei compagni era pronto a intervenire. Attenzione qui al Carbonia, Cacciuto qui tarda a cercare la conclusione in porta, ci prova ora colpendo malissimo, il pallone diventava buono per Foddi. Finisce qui, reti bianche al centro sportivo polivalente di San Sperate tra San Marco e Carbonia.